Se da sol mi presento, nel senso che faccio quello che stasera fa la parte del conduttore, no? Volevo mettervi a corrente, prima di tutto, che si sentano gli altri interventi, di alcuni fatti importanti riguardo alla narrativa, alla poesia che riguarda la zona 9. Noi abbiamo una pattuglia importante di poeti, per esempio Arturo Cominazzini, che fra l'altro fra 4 giorni compie 100 anni. Che è un poeta, massimo forse poeta del Novecento in lingua meneghina. Abbiamo la Serena Siniscalco, una poetessa che ha organizzato in tutta Italia e anche all'estero i convegni di poesia e via di seguito, e che ha scritto fino all'età di 80 anni, ha scritto i suoi poesiari, cioè dei libri con le poesie dell'anno in corso. Banda Calzetti, una vecchietta molto simpatica che si fece avanti e venne al giornale, a Zona 9, e disse: io voglio scrivere sul giornale. Avrà avuto 80, 75 anni. E va bene, forza. Delle poesie bellissime, brevi. Sandra se la ricorda. Paola Colombo, che mi mandava le poesie in busta e non si firmava perché non voleva disturbare. Antonella Gattuso, la quale ha una caratteristica principale: scrive filastrocche, ma filastrocche di una bellezza e di una simpatia infinita, soprattutto adatte non solo ai ragazzi ma anche agli innamorati. Sandra Saita, non ve la presento neanche, perché con la sua chioma bianca imperversa dappertutto e soprattutto scrive delle poesie da 100 anni, anche tu, eh? Ortensia Bugliaro, che non vedo, anch'essa ha pubblicato libri di poesie, senza contare le centinaia di bambini che a maggio partecipano al festival Poesiamoci in Zona 9, presentando le loro poesie. Se non li avete mai sentiti, non conoscete i ragazzi di oggi. Sono bravissimi, volenterosi, pieni di capacità. Ecco, poi andando avanti c'è Sergio Bernasconi, storico, scrittore e artista al servizio di Niguarda. Parlerà anche lui stasera. Maria Volpari, di Zor, prego. Non c'è. Maria Volpari, cui Zona 9 ha dedicato il libro Maria Volpari, una donna formidabile, con tanti suoi testi inediti di politica, di società, di sindacato. Gianmario Molteni, autore di saggi sulla città cooperativa e la resistenza, e anche di fulminei racconti inediti. Antonio Masi, storico della resistenza e della cooperazione a Niguarda. Valeria Casarotti e Teresa Garofalo, che sono presenti anche, quali si sono sempre buttate sulla scuola per cercare di tirar fuori il sugo migliore, e che hanno fatto un libro sulla resistenza a scuola, cioè sullo studio della resistenza a scuola, che è ancora validissimo. Giovanni Beduschi, con i suoi fumetti raccolti in libri, soprattutto quelli che ha sempre pubblicato su Zona 9. Mario e Mari, un omino piccolino di 90 anni circa, che scriveva ancora libri di storia antica sugli egiziani, sui persiani, ed era tutto infervorato a raccontare queste storie. Maristella Maggi, con i suoi
toccanti libri sul lager nazisti, professoressa di scuola, quale faceva studiare sui suoi libri i suoi ragazzi. Flavio Maestrin, un bicocchino con che fa ancora Gialli Meneghini, in cui indaga uno storico, uno strano pittore, scrittore, poliziotto, scusate, detto il Dondina, non si vede un tubo qui. Umberto Di Donato, fondatore del museo delle macchine per scrivere dell'Isola, lo conoscete? Con Le tastiere magiche, un suo libro sulla storia di questi strumenti di scrittura e sui personaggi che hanno utilizzato proprio i prototipi del museo in passato. C'è anche la macchina per scrivere di Hemingway, che aveva lasciato in albergo perché non aveva pagato niente. E poi Margherita Giustiazzo, una ragazza di 20 anni, addetta stampa del MIC, il museo del cinema, che ha scritto un libro che si scrive MIC con Cirie.z, che ha a che fare con il computer, un'opera prima molto promettente che ha avuto recensioni entusiaste da colti e incliti. Ecco, in questo variegato panorama culturale a un certo punto appare inaspettato Giovanni Poletti, grazie alle proprie innate capacità affabulatorie e alle determinazioni che gli deriva dall'aver amministrato ospedali, consigli di zona e cooperative. In solo 4 anni scodella 3 libri grandemente impegnati. Nel 2015 pubblica Milano Città Metropolitana, in cui racconta le varie tappe di quel secolare percorso amministrativo, politico e socioculturale che ha portato Milano a trasformarsi in centro e fulcro per l'intera regione. Insomma, un invito a creare oggi la città metropolitana ormai necessaria per governare in modo unitario i vari territori comunali e provinciali. Nel 2018 ecco l'olandese, il carabiniere e il convitato di pietra. Non è un'altra ricostruzione storica, ma un romanzo vero e proprio, il quale però non è una fiction, ma la denuncia di una realtà invisibile ma assolutamente presente nella nostra vita, la mafia. Un giallo che ha come protagonista un maggiore dei carabinieri in pensione che vive in un paesino del lago di Como, dove scopre che tutti gli abitanti sono ormai vittime della mafia insediata al nord come al sud. Infine oggi arriva Dedicata a Neguarda, un altro giallo, ma stavolta ambientato sotto casa, nelle case cooperative di Via Ornato 5. Pina, la nonna di Neguarda, ma stavolta ambientato sotto casa, Pina, la nonna di Neguarda, cui tutti vogliono bene, viene brutalmente uccisa in casa propria. Le indagini vengono affidate al commissario Menicucci. Come vedete, nei due libri c'è sempre l'ufficiale della legge, che è una persona per bene, seria, quando fa le cose bene, come glieli spiega Poletti. Le indagini della gravità e trova un decisivo aiuto anche pratico proprio dai vicini di casa e da tutta la cooperativa, da tutta la comunità cooperativa, per trovare i colpevoli e catturarli. In fondo, scrive Poletti, il mio obiettivo è creare un pretesto, un libro, per favorire la riflessione su un tema importante, la necessità e l'importanza di trasformare Milano in città metropolitana, la lotta anche al nord contro la mafia, viceversa l'esistenza di quartieri che non sono né dormitori e isole chiuse di cemento, ma vere e proprie comunità solidali e aperte. Concludiamo con Primo Carpi, che su Zona 9 ha recensito il libro, una recensione molto bella. Nel libro Neguarda diventa luogo universale, dove il cuore di ogni lettore vorrebbe abitare, non perché è abitato da angeli, anzi, ma proprio perché, metafora completa di ciò che è umanamente quotidiano e straordinario al tempo stesso. Non è il paradiso, mamma Pina vi viene uccisa,
e anche suo figlio Orlando, tutt'altro che eroe senza macchia, vi viene raccolto e onorato dopo una fine atroce. Ma è luogo dove non vi è solitudine, il dolore non resta sterile, l'offesa non resta impunita, la minaccia del lupo non trova un gregge, ma una comunità. Corrisponde perfettamente al libro. Se l'avete letto, ve ne renderete conto. Ecco, però io la smetterei qui, nel senso che bisognerebbe subito dare la parola a Gianni Poletti, che se non è scappato in bicicletta, da qualche parte sarà.